l'ultimo intervento in consiglio comunale dopo qualche anno, e quindi è un momento di emozione, senza ombra di dubbio. Ma mi sento in apertura di dover fare un sincero bocca al lupo al sindaco, a tutto il consiglio comunale, maggioranza e opposizione, ma soprattutto al sindaco e agli assessori, perché il compito che li attende non è fra i più semplici. Ma sul tema politico interverremo dopo le dichiarazioni programmatiche, ma sentire oggi parlare di una maggioranza che diventa opposizione mi pone qualche dubbio. Io credo che la questione sia molto più articolata e molto più complessa, e lo vedremo solo vivendo, diceva un famoso cantante, mi dice sempre Giampiero, lo scopriremo solo vivendo. Noi saremo sicuramente al fianco del sindaco, senza sconti. A volte faremo anche gli sconti, qualche volta anche i saldi, nell'ipotesi in cui ciò fosse necessario. Però, noi abbiamo la necessità di continuare a proporre i nostri obiettivi programmatici, perché il programma non lo abbiamo fatto, direbbe un algherese puro sangue, De Baras, lo abbiamo fatto perché ritenevamo che quel programma dovesse essere attuato, perché ritenevamo che quegli obiettivi programmatici avessero la possibilità di cambiare il volto di questa città, di migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Ma un piccolo rilievo devo farlo, signor sindaco. Diciamo che lei ha fatto un mezzo passo sbagliato, un incipit abbastanza incerto. Ha presentato per due volte la giunta, prima in aula e poi in conferenza stampa, ma è una giunta moca. Manca un assessore, un illustre assessore, un capace assessore. Presidente, sull'ordine dei lavori. Per motivi che ben conosciamo. Ho parlato di te. Ora, vado oltre perché non voglio polemiche con Martini. Già prima ci ha raccontato delle cose simpaticissime. Ha fatto un panorama molto simpatico della nostra amministrazione, di questo consiglio, di Paese, eccetera, eccetera. Quindi non voglio dargli la possibilità di cogliere ancora l'occasione per dire cose simpatiche. Quindi andiamo subito al tema, al merito. E considerato che questa è una delibera importantissima in relazione alla quale condivido tutte le questioni poste da Pais, sono questioni politiche serie, io devo chiedere necessariamente all'assessore, che è il deus ex machina di questo procedimento che condurrà all'approvazione, alla bocciatura questa delibera, se questa delibera va a modificare le scadenze di pagamento previste dal regolamento TARI, dall'articolo 32 del regolamento TARI, che parla di altre scadenze, necessariamente di altre scadenze. Parla di quattro rate mensili di pari importo, la prima al 16 luglio, la seconda 16 agosto, la terza 16 settembre e la quarta 16 ottobre. Questo è il regolamento TARI, articolo 32. Con questa interessante delibera, della quale non conosciamo la paternità, purtroppo, ma prima o poi lo scopriremo, andiamo a modificare questa norma regolamentare che prevede, e così signor sindaco, stiamo modificando la norma regolamentare che prevede quelle scadenze, stiamo modificando. Oggi abbiamo scadenze differenti che vanno esattamente prima rata 16 di settembre, seconda rata 16 ottobre, terza rata 18 di novembre, quarta rata 16/12/2024. Quindi abbiamo delle scadenze che vanno ad incidere in modo modificativo sull'articolo 32 del regolamento TARI. Se così è, credo che sia indubitabile, è evidente che i termini relativi all'approvazione di questa delibera sono differenti da quelli ordinari, perché abbiamo una norma regolamentare che è esattamente l'articolo 46 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale,
che ci dice che le proposte relative alla modifica dello statuto e dei regolamenti debbono essere comunicate ai consiglieri almeno 10 giorni prima della adunanza, nella quale dovrà essere iniziato l'esame. Con la comunicazione viene inviata a copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti mediante mail. Quindi, se questo è vero, e non può che essere vero perché il regolamento lo prevede, è altrettanto vero che abbiamo sforato i termini, perché abbiamo avuto soltanto 5 giorni per un atto così importante. Mentre invece il nostro regolamento prevede che allorché si modifica una norma regolamentare, come l'articolo 32 del regolamento Tari, che è un regolamento importantissimo, i termini debbono essere raddoppiati. Quindi, per motivazioni diverse da quelle rappresentate dal consigliere Pais, che hanno un rilievo più politico che tecnico, per motivazioni diverse io credo che sia opportuno che andiamo a nominare la commissione bilancio, facciamo passare gli istruttori davanti alla commissione bilancio questo tema, questo argomento, e poi entro il 20, nei termini di legge, entro il 20 approviamo questa delibera, perché diversamente argomentando potrebbe succedere qualche fatto nefasto. Qualche cittadino, qualche utente potrebbe impugnare un atto impositivo, impugnando anche ovviamente gli atti prodromici e presupposti e quindi anche questa delibera, e questa impugnazione potrebbe travolgere tutto il sistema della Tari, provocando un buco di bilancio di molte centinaia di migliaia di euro. Chi si assume questa responsabilità? Noi non ce l'assumiamo, io non me l'assumo, assolutamente no, io non me l'assumo. E allora, signor Presidente, signor Sindaco, signor Assessore, la proposta concreta, rotonda che io faccio è quella di nominare la Commissione, portare questa delibera in Commissione e riandare in Aula nei tempi previsti dal regolamento entro il 20. Una proposta semplicissima, di buon senso, ma anche legata alle norme che noi dobbiamo necessariamente rispettare, che ci consente di non correre rischi. Io non voglio assolutamente correre rischi, perché la magistratura contabile, nell'ipotesi di falla, di buco di 500-600 mila euro, sarà molto attenta nel perseguire chi ha sbagliato. Grazie.